Buonasera, concittadini, mi sembra giusto fare un aggiornamento per quanto riguarda la situazione della nostra casa di riposo. Stamani avevo comunicato che risultavano positivi altri 17 tra ospiti e operatori. Purtroppo nel pomeriggio invece c'è stato un aggiornamento e siamo arrivati ad un numero di 23. Quindi abbiamo 17 ospiti positivi e 6 operatori. Subito abbiamo dato direttiva fin da stamani mattina alla coordinatrice della cooperativa di informare naturalmente tutti i familiari. Sono state già attivate tutte le procedure per quanto riguarda gli spostamenti dei degenti casi Covid, in modo tale che ci sia una separazione tra coloro che sono già risultati positivi e coloro che non lo sono, sia degli operatori che naturalmente dei degenti. La direttrice si è già attivata da questa mattina attraverso i responsabili dell'ASL per partire con un piano d'azione coordinato secondo le direttive previste dalla Regione Toscana e quindi la cooperativa gestirà in maniera differente in base ai casi Covid ormai si sono verificate tutti i presenti e gli operatori in base appunto alle direttive che l'ASL predispone. Naturalmente ci sarà un aggiornamento costante, questo è quello che abbiamo il mandato che abbiamo dato alla coordinatrice con le famiglie, perché immagino la preoccupazione, è importante che sappiano che siamo adoperati già e continueremo ad operarci per utilizzare tutte le direttive previste dall'ASL, perché non c'è un'azione appunto autonoma naturalmente della gestione della casa di riposo e neanche della direzione. Aspettiamo eventuali altri responsi appunto sui tamponi. Naturalmente la situazione è preoccupante perché tanto avevamo fatto per cercare di evitare un fenomeno di questa tipologia, perché l'ASP si era per scelta proprio nostra si era chiusa all'accesso ai familiari ancora prima del DPCM governativo, proprio perché avevamo cercato con volontà propria di mettere in sicurezza una struttura che naturalmente ospitando gli anziani è più a rischio. Tutti hanno sempre avuto i dispositivi di sicurezza che dovevano essere previsti, venivano misurate le temperature degli operatori 2 volte al giorno e nonostante avere iniziato anche con anticipo le massime garanzie di sicurezza, purtroppo a quanto pare il fenomeno è riuscito ad entrare anche dentro la casa di riposo e qualcosa sicuramente a quanto pare non è funzionato. Non ha funzionato. Vediamo adesso come sarà l'evolversi dei prossimi giorni, naturalmente vi terremo aggiornati perché per noi diciamo, sono numeri importanti, sono persone e ad ogni numero che viene dato di positivo c'è una persona e ci sono delle familiari. C'è quindi una sofferenza, c'è una preoccupazione grande, c'è una preoccupazione anche da parte di tutta l'amministrazione proprio perché abbiamo fatto il possibile per cercare di mantenere invece il fenomeno fuori dalla porta di questa struttura che per noi è una struttura a cui teniamo tanto perché ci sono dentro i nostri anziani.